Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo episodio di una rubrica molto interessante che solitamente tratta i dubbi della gente in maniera abbastanza approfondita, in cui voi ci fate le domande iniziando tutto quanto con fuck you. Bravo, bravo, questa era facile, è intuibile, intuibile. PC di giornata? Si chiama così. Dice fuck you, periferiche economiche sotto i 20 euro. Non è una domanda. Se non potete rispondere, nuovo video? Questo parla tipo col telegrafo. Va bene, dai, ci faremo un video, anche perché risponderti adesso con tutte le periferiche economiche a 20 euro è un po'... diventa lunga la faccenda. Selezioniamo e andiamo. Tu però stai usando lo Sharkoon, però sì. Io sto usando in questo momento un mouse che tra l'altro abbiamo trattato in un video che sta andando relativamente bene, nel senso che vi sta piacendo, che era quello dei mouse economici migliori che potreste scegliere in questo momento. Quindi se non l'avete visto, ve lo lasciamo qua nelle schede. Fuck you, Mattia M ci chiede: se io compro un 21 noni, i giochi li vedrò in 21 noni o in 16 noni con le bande nere ai lati o in 16 noni allargato? Grazie, continuate così. 21 noni è una risoluzione 3440x1440 con la sua alternativa Full HD, per cui i giochi, se compatibili e se non sono dei cani tipo Capcom con Monster Hunter World, che però adesso è compatibile, i giochi su PC un sacco li supportano. Le console vi ricordiamo sempre di no, però ad esempio se voi avete un 27 e passate un 34 pollici 21 noni è come giocare a 16 noni con le bande laterali, per cui un sacco di giochi lo supportano. Secondo me è fantastico giocare a PC con 21 noni. Tra l'altro, una domanda calza a pennello, perché lui deve convincersi di un nuovo acquisto, quindi esatto. Questo serve come rafforzativo, però costa 1000 euro, per cui ci sto pensando. Il grande silenzio, che già di base come fa a fare le domande il grande silenzio, si okay. Chiama proprio il grande silenzio, non è che l'ho scelto io. Dice fuck you, prosciutto cotto o crudo? Crudo tutta la vita. Crudo tutta la vita, però la risposta corretta era gran biscotto. Ma perché queste domande? DS1 Rider Fire ci chiede: fuck you, ciao, che lavoro fate? Siete lavorati? Guadagnate bene con il vostro lavoro? Io ho una domanda per te: perché DSR1 Rider? Parti tu. Che allora, lavoro non facciamo? Siamo lavorati nessuno dei due. No, esatto, non peccato, siamo studiati. Potremmo farlo, però. Potremmo farlo, in effetti. Sì, se mi aggiungono un giorno in più alla giornata classica, quindi se la mia giornata diventa da 48 ore, ci posso pensare. Ne prendo due di laurea. Se arriviamo a 1 milione di iscritti e facciamo solo YouTube, potremmo anche pensare. Non siamo laureati, no. Siamo io diplomato, lui diplomato, quindi non laureati. Non ci piaceva studiare. Beh, non è vero, dai, studiare ci piace, sennò non ci formeremo così tanto su queste cose. Sì, ma la scuola che ai tempi eravamo un po' teste vuote. Vabbè, in ogni caso, a parte questo, come lavoro io faccio lo spazzino nel tempo libero. Io faccio lo youtuber, il videomaker, e per in maniera più elegante videomaker, però di fatto faccio lo youtuber. E guadagni bene, amico mio? Mediamente. Ho uno stipendio onesto. Posso dirlo anch'io con uno stipendio onesto? No. Di la verità ai nostri amati amici, amati. Allora, io lavoro nell'elettronica industriale, per cui quello che viene prima di quello che parliamo, cioè tutto quello che si monta su quelli che sono i nostri aggeggi preferiti, cioè vendo condensatori, elettronica industriale, condensatori, resistenze, integrati, transistor, tutta quella che è l'elettronica pre, che serve per assemblare appunto quelli che sono questi sistemi. Vendo anche la strumentazione che necessita per fare lavoratori anche di livello. No, non devi venderla loro. Hai ragione. Deformazione professionale. Appunto, dai anche il tuo contatto, già che ci sei. La business card. E la domanda successiva? E dillo! Guadagno bene. Ok, fine. Davide. Dimmi. Non tu. Ah. Ci chiede. Fuck you, giustamente. Su Intel la frequenza delle RAM cambia le prestazioni in gaming? Grazie. Allora, già di base ti hanno risposto in due, uno no e l'altro fino ai 2666 cambia, poi non cambia niente. Esatto, è quella la risposta. È un minimo sì, diciamo così. Su Ryzen, su AMD cambia molto l'avere frequenze più alte, su Intel cambia di meno, perché di fatto in gaming la differenza, si parla di punti percentuali, se parti da una frequenza di base di 1133 a una frequenza che può, diciamo, essere dei 3000-3002, cambia veramente pochissimo in gaming. Meglio è prendere un 3000 MHz, abbassarlo a 2666 con una latenza da CL15 CL14. Top.
La domanda clou, fuck you, voi ti fate AMD o Intel? E qua mi permetto io di dire una roba. Il tifo. Questa domanda, io non ho citato il nome perché è una domanda che... Uno piacere al grande piacere. Esatto, non ha, senza offesa, ma non ha senso, perché noi non tifiamo nulla, perché io non tifo un'azienda, a meno che non la mia azienda per cui lavoro, che mi dà il pane, quella la tifo e la vendo e la sponsorizzo, ma un'azienda con cui non sono sotto contratto, non la tifo, non la promuovo e tutto, anche se noi effettivamente la promuoviamo gratuitamente, però ne va parliamo bene, va bene. In quanto ci permette di fare quello che piace a noi, cioè giocare alla fine. Per cui a me non interessa nulla se uno o l'altra, se una dei due mi offre, ma anche con le schede video o con qualsiasi altra cosa, se una delle due mi offre un prodotto migliore al basso prezzo, io prendo quello. Non è che prendo una anche se il prodotto è decisamente più scarso, non succederà mai. Io adoro quello che è migliore, quello che mi fa andare meglio le mie cose al prezzo più basso. Quello che riassume il discorso del tifo per una casa o per un'altra è sempre il solito discorso legato ai fanboy, cioè nel senso, ci può stare che tu hai delle preferenze, anche noi abbiamo delle preferenze, ma non è sì. Fare il tifo, è semplicemente nel caso soprattutto dell'elettronica di consumo, dei componenti per PC, magari soprattutto le scelte estetiche, ad esempio a me piacciono le reference, a lui non piacciono così tanto perlomeno, quindi quella può essere una preferenza per il design, ma non è legata al brand, non è che io automaticamente tifo Nvidia perché fa le Founders Edition e non tifo AMD, quello è fanboismo ed è quello che noi solitamente sconsigliamo e rincogliamo col forcone. Esatto, perché veramente l'affezione per una scatola di silicio la trovo veramente una roba che non ha senso. Ad esempio io ce l'ho solo per un oggetto. Quando ho iniziato a lavorare nel 2011 mi sono comprato la mia prima build custom con i soldi del mio lavoro ed era la prima build, comunque beh, io non mi è mai mancato niente per fortuna, quindi andavo già bene prima, però quella era la prima build che mi costruivo io, per cui a quel PC ero particolarmente affezionato, ma semplicemente perché era la mia prima build personale che acquistavo con i miei soldi del mio lavoro, cioè non ha nulla a che vedere con... la MSI GTX 70 Power Edition C. Vabbè. Mamma mia. Aspettate. Scusatemi, se ne parla. È qua. Buongiorno, principessa. L'ho lasciata qua, non lo sapevo. Capito quanto ci ha affezionato? No, in realtà ha uno scopo, cioè dovevamo farci dei test per farci un video che tra l'altro, vabbè, si può anche intuire che tipo di video sì, sia, infatti. Quindi è stato uno spoiler farla vedere in questo video. Però questa video. È la prima, cioè ho posseduto una quantità di schede video veramente... Cioè vi rendete conto, non aveva neanche un backplate, era tipo la Però scheda più figa del momento. Ci sono affezionato di brutto perché è stata la prima che mi sono acquistato con i soldi. Non sono un fanboy MSI. Nvidia per questo, anche per il discorso PC e console, comunque ragazzi, cioè, a noi piace il PC perché è semplicemente una versione enhanced di quello che è il mondo gaming, per cui mi fa giocare al meglio, anche se voi guardate solo il video, la differenza palese tra console e PC, a parte il video che è decisamente migliore, è l'audio, per una scheda audio dedicata e con delle cuffie giuste senza spendere tanto riesco a immedesimarmi in un gioco mille volte meglio che su un gioco ma console. Qui scateniamo discorsi che poi fanno scatenare la gente, ci sta, però se uno può lo prende, se no uno gioca e gioca su console, cioè è come quando noi siamo andati a fare, adesso facciamo esempi lunghissimi, esatto. Tiriamo in ballo anche Giulia che è di là. Siamo andati a fare snowboard, lui non è venuto perché è un paccaro, abbiamo preso l'attrezzatura a noleggio, non capisce niente. Esatto, che oggettivamente io l'ho provato e ho detto ma cosa può esserci di più bello di quell'attrezzatura, è una cazzo di tavola che scivola sulla neve, cioè non... Niente, poi il giorno dopo sono andato a lavoro, mi ha fatto vedere un mio collega che ci ha speso 800 euro sull'attrezzatura solo che per la tavola. Che penso sia già poco. Sulla tavola e mi ha fatto vedere che quello che fa lui è un altro modo di... Cioè, completamente diverso da quello che pensavo di poter fare con l'attrezzatura a noleggio. È la stessa cosa, in ogni cosa c'è una versione migliore. A me piacerebbe fare una rubrica sui tuoi esempi di vita, comparati al mondo dell'elettronica e di quello che trattiamo abitualmente. Sarebbe una rubrica di gran tiro, secondo me. Ilario ci chiede, fuck you, domanda semplice se semplice. Tra un monitor Quad HD 144 Hz ed un monitor 4K 60 Hz, voi quale mi consigliereste? Ambito principale utilizzo game e visione film, no produttività. Il mio dubbio è più FPS o maggior qualità? Spero di essere abbastanza chiaro. Allora, qua è molto anche personale. È la nostra differenza di monitor, praticamente. Esatto, io semplicemente preferisco sempre l'altro refresh rate, quindi anch'io adesso ho una 2080 Ti, che poi vedrete nei video successivi, che è il PC che mi sto facendo, che
tanta roba, mm-hmm, e ho un quad HD 144 Hz. Sto pensando di fare un upgrade, ma al 4K non ci arrivo, non ci arriverò mai e non ci voglio. No, ci arriverò, vabbè, ma non adesso. Il discorso è sempre legato più o meno alle tue esigenze, nel senso che devi più o meno fare mente locale di che, qual è il tuo interesse principale, ovvero se non ti interessa più di tanto avere una qualità eccelsa, perché comunque si raggiungono qualità ottime anche con i monitor ad alto refresh rate, quindi puoi arrivare a tutte e due le cose semplicemente scegliendo un altro refresh rate di buona qualità e con un buon pannello, nel senso non per forza preferire i 60 Hz in questo caso QHD a un 144 Hz Full HD. Chiaro è che qui c'è anche una differenza di risoluzione che scende, esatto, in ballo e cambia un pochettino le carte in tavola, però tendenzialmente potresti avere tutte e due le cose con lo stesso prodotto, con un solo prodotto. Esatto, più che altro è che anche dipende dalla dimensione del monitor, perché ragazzi 27 pollici 4K è inguardabile, cioè veramente tutto quello che volete, ma no. Dai, non ha senso. Arriviamo a un PPI di 160, eppure, se non sbaglio. Eppure cioè, piace 110... alla gente. Sì, perché vuole avere un monitor 4K a 144 Hz, esatto, e non troppo grande, ma dai, non ha senso. Cioè, secondo me, almeno. Poi diteci voi cosa ne pensate. Io piuttosto un 21.9 di 34 pollici tutta la vita. Cioè, Quad HD. Quad HD. 3440x1440. Come al solito, chiudiamo il video ricordandovi di continuare a farci le domande qua sotto con l'hashtag Fuck you. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale qua sotto, attivate la campanella e iscrivetevi anche a Instagram se vi va. Alla prossima. Bye bye.